Il quadro che emerge dall'inchiesta sul caporalato in Toscana condotta dalla ONG We World è preoccupante. Donne straniere costrette a lavorare 12 ore al giorno per la raccolta di ortaggi. Una manodopera a bassissimo costo camuffata da contratti irregolari che non vengono rispettati. La Puglia è la seconda regione per numero di ore appaltate a società conto terziste in agricoltura. Un business illegale da contrastare con maggiori controlli. Per la deputata Boldrini la condizione delle donne quasi sempre migranti che lavorano in agricoltura è indegna di un paese civile. Non è lavoro, è schiavitù.